Leggiamo questa mattina dal Salmo 32 al versetto 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Dalla teoria alla pratica. Tu puoi conoscere la volontà di Dio per la tua vita. Egli ha promesso: Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. La sua parola dice: Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Proverbi capitolo 3, versetto 6. Dio vuole che tu passi dalle supposizioni all'essere guidato, ma per arrivarci sono necessarie quattro cose. Prima, riconoscere che la volontà di Dio comincia quando rinunci alla tua volontà. Gesù disse: Perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 30. Riconoscerai la volontà di Dio solo quando imparerai a mettere da parte la tua volontà, e diventa più facile con la pratica. Seconda, conservare una mentalità spirituale. Non è possibile avvertire la volontà di Dio se sei controllato dall'interesse personale. Romani, capitolo 8, versetto 7 dice: Infatti ciò che brama la carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Terza, pregare per la guida di Dio. Davide pregò: Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Salmo 143, versetto 10. Anche Giacomo ci incoraggia. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo capitolo 1, versetto 5. Quarta ed ultima. Leggere la parola di Dio con un cuore aperto ad ascoltarlo. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, scritto nei Salmi capitolo 119, versetto 105. Essere a contatto con la parola di Dio quotidianamente ti aiuterà a riconoscere la sua voce mentre egli ti parla. È scritto in Giovanni, capitolo 10, versetto 4. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Che il Signore ci benedica.